Thank you very much for this non-polemical presentation by an Italian professor who, of course, is involved in a certain way in this matter. I was always surprised that the court accepted this without hesitations, because there's a problem of admitting enhanced cooperation, because a majority decided and the minority would not follow? Or should not the limit be that the states within the Union agree that they can't go together in a certain area, and therefore agree to disagree on the matter, and therefore allow the others to go ahead with the enhanced cooperation? This is what a recent author has proposed, this is what we have proposed, and I think this would have created more consensus anyway. Now we move directly on to the next presentation, which goes into the heart of the regulation. Professor Giovanni Guglielmetti, a master of this, I think, will present us la natura e il contenuto del brevetto con effetto unitario. Grazie. Scusate, sono un po' ritardatario delle slide. Ok, la prima. No. Grazie. Vorrei anch'io ringraziare la professoressa Onorati, che credo abbia avuto una ottima idea di organizzare questo convegno, perché da un lato mi sembra un convegno molto tempestivo, perché in questo periodo si sta discutendo molto di questo tema del brevetto unitario, e dall'altro la formula mi sembra molto ben indovinata, perché portare a uno stesso tavolo studiosi del diritto comunitario, del diritto internazionale e del diritto industriale consente un dialogo molto, molto proficuo per affrontare questi temi da più punti di vista. Del resto, il successo di pubblico dimostra che la formula è stata particolarmente indovinata. Quindi un particolare ringraziamento alla professoressa Onorati. Il tema della mia relazione è un tema, diciamo, un po' generale, su cercare di capire che cosa sia questo brevetto con effetto unitario dal punto di vista della sua natura, nel diritto comunitario, nelle convenzioni internazionali e dei suoi effetti. Partiamo con il dire che ha il suo fondamento nell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento, che dice due cose, cioè che si deve trattare di titoli europei che danno una protezione uniforme, quindi titoli di diritto dell'Unione Europea con lo scopo di realizzare una protezione uniforme nel territorio della Comunità Europea. Questo obiettivo, che rientra negli obiettivi dell'instaurazione e funzionamento del mercato interno, è realizzato con il regolamento 1257-2012. In che maniera? Attribuendo protezione uniforme ai brevetti europei concessi ai quali viene conferito un effetto unitario. Ci sono tre requisiti per che i brevetti europei concessi abbiano questo effetto unitario: devono essere stati concessi con designazione di tutti gli Stati membri partecipanti a questo regolamento nell'ambito della cooperazione rafforzata, devono avere le stesse rivendicazioni in tutti gli Stati, quindi non sarebbe possibile un brevetto con effetto unitario se ci fosse un'anteriorità nazionale opponibile solo in alcuni Stati, e devono essere registrati nel registro per la tutela brevettuale, quindi ci vuole anche in sostanza un'istanza della parte per attribuire questo effetto. Questo è quello che dice il regolamento. Quindi, in sintesi, si tratta appunto di titoli europei conferiti istituiti attraverso il regolamento, in cui la protezione uniforme si realizza attraverso questo effetto unitario che attribuisce pari efficacia in tutti gli Stati membri. Questo dice l'articolo 3 del regolamento, e questa pari efficacia ed effetto unitario consiste nel fatto anche che il brevetto europeo con effetto unitario possa essere trasferito, limitato, dichiarato nullo o estinguersi soltanto per tutti gli Stati contemporaneamente.
si appoggia quindi sul brevetto europeo. Vediamo questo istituto dal punto di vista della Convenzione sul brevetto europeo. La regola di fondo del brevetto europeo è un po' diversa, come sappiamo, perché il brevetto europeo è stato congegnato in maniera tale da essere un brevetto che viene concesso centralmente, ma una volta concesso produce in ciascuno Stato gli effetti, dice l'articolo 2, l'articolo 64 della Convenzione, gli effetti che si produrrebbe un brevetto nazionale. Si parla infatti di fascio di brevetti nazionali, tranne alcune eccezioni che trovate indicate nelle slide. C'è però una serie di norme che titolata accordi particolari, di cui è importante l'articolo 142 che parla appunto di brevetto unitario, e ricordiamoci che la Convenzione risale agli anni 70 e pensando già a un raccordo con il brevetto comunitario di cui allora si parlava, la Convenzione dice che gli Stati possono tra di loro con un accordo particolare fare che cosa? Due cose possono fare. Possono dare carattere unitario nel complesso dei loro territori al brevetto europeo, quindi passare dal fascio di brevetti al carattere unitario, e poi possono anche prevedere che quando si chieda la concessione di un brevetto europeo tra i paesi dell'accordo particolare, si debba chiederlo congiuntamente per tutti i paesi. Questo è stato in effetti fatto nell'accordo particolare tra la Svizzera e il Liechtenstein, che prevede esattamente quanto dice l'articolo 142. Quindi, che cosa succede? Che quando il brevetto europeo ha un carattere unitario, in base all'articolo 142, si sostituisce al territorio dei singoli stati come territorio di protezione un territorio unico, un complesso territoriale più ampio. È un brevetto che spiega effetti sull'intero territorio di tutti i paesi che aderiscono, e che è una cosa forse in più e un po' diversa dal dire che ha un carattere uniforme e che ha gli stessi effetti in quei paesi, perché se il territorio è unico significa per esempio che quelle condotte che hanno luogo in più paesi, ciascuna per una parte, pensiamo ai brevetti di procedimento multifase in cui le fasi del procedimento sono localizzate in più paesi, ma la protezione data dal brevetto è sull'intero procedimento, che sono così difficili da perseguire in un sistema frammentato di territori nazionali di protezione, diventano più facilmente considerabili all'interno di un complesso territoriale più ampio, dove non importa se una fase del procedimento avviene in Inghilterra, un'altra avviene in Germania e una terza in Francia, perché il territorio è diventato unico, è un unico territorio e si guarderà quello che avviene su tutto quel territorio. Abbiamo detto che la base, diciamo, di questo istituto nella Convenzione sul brevetto europeo è l'articolo 142, che in effetti parla proprio di brevetti unitari, pensando al raccordo con l'allora in discussione Convenzione sul brevetto comunitario, che era poi stata adottata nel 75 e rivista nell'89. La Convenzione sul brevetto europeo, ricordiamo, che è del 73. Che cosa diceva la convenzione, il testo della convenzione all'epoca in discussione, sul base del quale era stato scritto anche poi l'articolo 142? Beh, diceva una prima parte, la convenzione sul brevetto comunitario del 75, poi dell'89, parlava sempre di carattere unitario, produce gli stessi effetti, quello che abbiamo già visto. Diceva però un'altra cosa molto importante su cui vorrei richiamare l'attenzione, e cioè che il brevetto comunitario ha carattere autonomo. A carattere autonomo significava che cosa? Che è regolato dalla Convenzione, era nelle intenzioni dell'epoca, doveva essere regolato dalla Convenzione sul brevetto comunitario, e tutte le norme sulle quali si appoggiava dalla Convenzione sul brevetto europeo sono pertanto considerate come disposizioni della Convenzione sul brevetto comunitario. C'era una sorta di risucchio dentro il diritto dell'Unione di tutto quello che veniva utilizzato al di fuori del diritto dell'Unione per creare questo istituto, in modo da avere un carattere autonomo e quindi un istituto interamente regolato dal diritto comunitario. Questo disegno non è stato poi mantenuto nell'istituto del brevetto europeo con effetto unitario come è stato concretamente disciplinato.
il quale non riflette il disegno originario perché anzitutto si affianca e non sostituisce il brevetto europeo, che può ancora essere concesso per tutti i paesi che aderiscono senza dover necessariamente diventare un brevetto con effetto unitario, perché sarà un brevetto con effetto unitario solo se c'è la richiesta, no? La richiesta del titolare. E quindi è una natura accessoria, perché in fondo dipende dal fatto che lo voglia il titolare, può non volerlo e tenersi il suo brevetto europeo. E poi è un sistema diverso anche perché è diverso poi quello che resta nella disciplina della Convenzione sul brevetto europeo, la quale a sua volta si sdoppia tra brevetto europeo, al quale si applicherà l'agreement sulle corti unificate, di cui parliamo tra un momento, e brevetto europeo, al quale non si applicherà l'agreement e che è il brevetto europeo come lo conosciamo adesso. Quindi è un sistema multistrato, molto più complesso e, diciamo, almeno nelle intenzioni, non interamente di diritto comunitario. Ecco, torniamo alla tutela uniforme e ci concentriamo ora sull'articolo 5, che ci dice che cos'è la tutela uniforme attribuita al brevetto con effetto unitario, e ci dice fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti, quindi è una tutela estesa a tutti i territori, con le limitazioni applicabili. La portata del diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti. Uno legge e continua a non capire quale sia questa tutela, perché fino a qui il regolamento non ce lo dice. Ce lo dice sempre nell'articolo 5 più avanti, in una norma che è un po', diciamo, la norma più importante della mia presentazione, su cui vorrei richiamare l'attenzione, la vostra attenzione, che è quella del secondo punto della slide. Insomma, ci dice questa norma del regolamento che la tutela è determinata dalla normativa che si applica a questo tipo di brevetti nello Stato membro partecipante il cui diritto nazionale si applica in quanto oggetto di proprietà. Attenzione, non dice la norma si applica al diritto nazionale, dice la normativa che si applica ai brevetti con effetto europeo in quel paese il cui diritto si applica al brevetto unitario come oggetto di proprietà. Quale diritto si applica? Ce lo dice l'articolo 7. In pratica il diritto dello Stato nel quale il richiedente ha la propria residenza o la propria sede, se non ha residenza o sede in un paese della Unione Europea che partecipa alla cooperazione, è in pratica il diritto tedesco, quale paese e luogo dove ha la sede l'ufficio europeo. Statisticamente possiamo dire, se manteniamo immutati la distribuzione, diciamo, dei depositi come sono adesso in sede europea, potremmo dire che il 75% dei casi sarà legge tedesca, perché circa il 55% dei brevetti europei sono depositati da soggetti non comunitari, il 20% dei tedeschi, arriviamo a un 75% di diritto tedesco applicabile. Per essere uno strumento comunitario, una questione abbastanza curiosa, no? Ecco, però, ripeto, normativa applicata nel paese e non diritto nazionale. Qual è la normativa applicata nel paese? Il percorso è ancora lungo perché dobbiamo fare riferimento al considerando 9 del regolamento, che dice per tutte le questioni non trattate dal regolamento che cosa si applica. Si applica la Convenzione sul brevetto europeo, l'accordo sulle corti unificate, incluse le disposizioni che definiscono la portata del diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale. Quindi non il diritto nazionale per primo, prima di tutto quelle convenzioni internazionali che in quel paese sono applicabili, in particolare la Convenzione sul brevetto europeo e l'accordo relativo alle corti. E in effetti la tutela è disciplinata agli articoli 25 e 27 dell'accordo, rispettivamente per la tutela del brevetto di prodotto e di procedimento, la tutela della contraffazione cosiddetta indiretta e le limitazioni. Sono norme abbastanza standard, diciamo così, sono più o meno uguali a quelle che c'erano già nell'accordo di Lussemburgo dell'89, poi non è entrato in vigore, più o meno corrispondono alle norme dei TRIPS, dando qualche precisazione in più, ma diciamo dal punto di vista contenutistico non mi ci si soffermerei, piuttosto andiamo avanti a capire l'architettura. Allora, abbiamo detto il regolamento rinvia la convenzione
ci dice quali sono i diritti. La prima domanda quindi deroga all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo, perché la Convenzione sul brevetto europeo dice la tutela è determinata in base al diritto nazionale, non al diritto internazionale. Ma non ci dovrebbe essere problema, è un accordo particolare, quindi questo è legittimo in base all'articolo 142. L'articolo 142 non dice che i paesi che partecipano all'accordo particolare possono anche disciplinare il contenuto del brevetto europeo in un modo particolare, però è abbastanza intuitivo che sia così, perché se deve essere una tutela estesa a tutti i paesi dell'accordo particolare e una tutela con carattere uniforme, dovrà anche essere disciplinata in qualche maniera in carattere, con un carattere uniforme. Quindi sembra che siamo sempre nell'ambito di quanto consente l'articolo 142 della Convenzione. Però la domanda che sorge è un'altra, e cioè, siccome queste norme sul contenuto del diritto si applicano anche ai brevetti europei dei paesi che partecipano all'accordo, che non sono unitari, per questi effettivamente che cosa succede? Che dall'entrata in vigore della Convenzione si avrà che il brevetto europeo, invece di essere applicato dalla legge nazionale, grazie, sarà regolato dalla convenzione sulle corti unificate. Ma allora un'altra domanda: qual è la differenza alla fine tra un brevetto europeo dei paesi che aderiscono all'accordo sulle corti unificate e un brevetto europeo unitario, se si applicano le stesse norme per determinarne il contenuto? Beh, credo che la differenza rimanga al fatto che un brevetto europeo, diciamo, non unitario, ma concesso per quei paesi, rimane un brevetto che non ha carattere unitario, in cui quindi gli effetti sono limitati territorio per territorio, con i confini nazionali, come a prima, e solo il contenuto della tutela è reso uniforme. Ecco, poi ricordiamo che la Convenzione contiene anche un altro capitolo molto importante di tutela, che sono tutti i rimedi e le sanzioni, che non sono nel regolamento, ma sono nella Convenzione. Nel regolamento rimane la norma sull'esaurimento, perché? Perché l'esaurimento è una specie di marchio di fabbrica comunitario, non ci sarà mai un atto comunitario che delega la disciplina dell'esaurimento fuori da se stesso, e quindi la disciplina standard dell'esaurimento, che non abbiamo tempo di affrontare, rimane nel regolamento. E la Convenzione sul brevetto europeo continua ad applicarsi per stabilire qual è l'ambito della protezione dei brevetti. L'articolo 69, in base al considerando 9, viene a dover essere applicato. Così come per stabilire i requisiti di validità e le cause di nullità, continua a essere la Convenzione sul brevetto europeo, richiamata qui da un articolo 65 dell'accordo sulle corti unificate. Come vedete, è un gioco di richiami molto complesso e a più stadi. Il problema è se tutto ciò sia consentito in base al diritto dell'Unione. Ecco, noi sappiamo che lo spostamento della tutela dal regolamento alla Convenzione è stato voluto da diversi stakeholder che hanno partecipato ai complessi lavori preparatori, in particolare molti rappresentanti della professione, giudici delle corti specializzati, giudici europei delle corti specializzati, cerchi industriali che non volevano che queste norme fossero nel regolamento, perché non volevano che se fossero sottoposte all'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia. Troppo lungo, troppo complicato, troppo costoso, la Corte non è adatta, non volevano tutto ciò, quindi spostiamole altrove. Ho quasi finito. Ecco, il problema è se questo spostamento della disciplina sia compatibile con l'articolo 118, perché si parla di titoli europei, quindi di diritto europeo, non gusci con richiami a diritti fuori dal diritto europeo. È possibile parlare di titolo europeo se aspetti cruciali della disciplina sono regolati dalla Convenzione sul brevetto europeo e dall'accordo sulle corti unificate, e si garantisce così una protezione uniforme nell'Unione se norme e organi giurisdizionali che dovrebbero poi applicarla sono situati all'esterno? I precedenti sono ben diversi, perché se guardiamo ai titoli europei di protezione come il marchio comunitario e il disegno e modelli comunitari, lì c'è dentro tutto, c'è dentro
i requisiti di protezione, le cause di validità, i diritti conferiti, ogni cosa è contenuta lì dentro. Quindi si sta seguendo decisamente una strada nuova. Certo, alla fine è la Corte di Giustizia che potrà dire l'ultima parola su questo tema e la Corte di Giustizia potrebbe benissimo dire che il fatto che ci sia un rinvio nel regolamento a questa disciplina fa sì che questa disciplina sia risucchiata nel diritto dell'Unione e che quindi sia mantenuta la propria competenza a interpretare in via pregiudiziale queste norme. Ma se è così, se manterrà la propria competenza sugli articoli che stabiliscono il contenuto della tutela, direi che vale lo stesso anche per le norme sui requisiti di validità che sono contenuti nella Convenzione sul brevetto europeo, ma sono richiamati sulle cause di nullità, sul preuso e quindi su tutto. Allora le intenzioni originarie, ho chiuso, le intenzioni originarie verrebbero in qualche modo nella pratica superate. E del resto questa idea di sottrarre fette, diciamo, di controllo pregiudiziale alla Corte di Giustizia è abbastanza singolare se noi consideriamo che la Corte di Giustizia, anche recentemente con una decisione di quest'estate, ha detto chiaramente che ha una competenza completa sui TRIPS. I TRIPS stanno a un livello gerarchicamente superiore, se ha una competenza sul livello superiore è abbastanza curioso che non ce l'abbia sotto. E così come è indubbio che la Corte di Giustizia mantenga la possibilità di controllare tutta una serie di aspetti della disciplina che sono già stati armonizzati da norme comunitarie come le invenzioni biotecnologiche, i certificati protettivi complementari, la disciplina delle limitazioni ai diritti che derivano dai regolamenti sul farmaco. Quindi, voglio dire, tenere fuori due o tre norme non è che sposterebbe in maniera significativa gli equilibri di controllo della Corte di Giustizia e soprattutto sarebbe difficilmente giustificabile. E io chiudo qui, avrei avuto altre due slide, non c'è tempo, che sono sulle limitazioni costituite dal preuso e dalle licenze obbligatorie, che sono un oggetto misterioso della disciplina, perché c'è un cenno nei considerando che rimandano al diritto nazionale, il quale non si sa bene come faccia a regolarle. E vi ringrazio per l'attenzione.